Schini, benvenuta. Grazie, grazie a voi. Quando è venuto Marco a presentarci questo progetto l'abbiamo accolto con grande piacere da subito. Abbiamo trovato molto interessante il fatto di lavorare insieme. Oggettivamente il nostro è il comune più piccolo, abbiamo 1700 abitanti e quindi chiaramente delle attività così importanti è difficile realizzarle se loro... Quindi dicevo appunto che per un comune piccolo realizzare un'attività di questo tipo, un festival così importante sarebbe impossibile. Collaborare insieme per un evento più importante, più grande, che coinvolge a questo punto tutto il territorio, è un'occasione importante. Quindi abbiamo scelto di accoglierla e di entrare a far parte di questa che è la famiglia del Piciano Cinema Festival. La cosa che più mi è piaciuta è la collaborazione con le scuole, quindi la formazione e l'incontro dei nostri studenti con personalità importanti del cinema che comunque hanno avuto nella loro vita la possibilità di fare cinema, quindi oggi sono persone importanti che riescono a condividere quello che hanno fatto e perché no ispirare future carriere e future scelte. Quindi grazie tanto per averci coinvolto in questa iniziativa. Non ho capito chi sarà il nostro ospite, sono molto curiosa, sono curiosa di questo. E poi, visto che siamo a San Benedetto, volevo dire un'altra cosa. Noi in passato abbiamo collaborato tantissimo con Fabrizio Mesiri e quindi quando si è a San Benedetto non si può non citarlo quando si parla di cinema. Abbiamo fatto un festival del cortometraggio per tanti anni, quindi questo è un po' un ritorno a quello che è il timbro del cinema che in questi anni è stato un po' lontano. Accoglieremo il festival nel nostro teatro, che è un teatro nuovo, si chiama Sale, non più il Sale Marino, ma perché è spazio aperto, libere espressioni. E questa è chiaramente un'espressione bella, piacevole e che sicuramente accoglierà la nostra comunità. Grazie.